Dalla viltà alla magnanimità. Ci sono tre passi del poema in cui la paura di Dante si manifesta associata all'idea del tremito e della vergogna. Questo accade all'inizio della discesa all'inferno, dove la selva e le bestie feroci sgomentano Dante e gli fanno tremare le vene e i polsi. Ma egli riacquista il suo coraggio davanti a Virgilio, che con la sua nobiltà lo fa vergognare della propria fiacchezza. Accade ancora all'ingresso dell'ottavo cerchio, al quale si può scendere solo in groppa al mostro Gerione. La vista di Gerione riempie Dante di terrore. Le parole del suo maestro, che lo invitano a salire sulla sua groppa, lo fanno tremare. Ma si vergogna di questa sua viltà davanti all'esempio coraggioso di Virgilio, che è già montato su Gerione e nella posizione più pericolosa, vicino alla coda velenosa della bestia. Infine, il tema narrativo della paura associata al tremore e alla vergogna torna all'ingresso del paradiso terrestre. Appare Beatrice. Dante, prima ancora di vederla in viso, trema d'emozione e sottolinea questo suo stato d'animo volgendosi a Virgilio e paragonando se stesso a un bimbo che ha paura e cerca conforto nella mamma. Paura e vergogna ha Dante di fronte a Beatrice, che con aspre parole gli rimprovera i suoi peccati. E proprio perché egli prova vergogna, Beatrice può insegnargli la retta via. Vergognarsi e tremare sono due stilemi propri della vita nova. Dante li ripropone nella commedia e in momenti così significativi del suo viaggio proprio per segnalare al lettore la continuità della sua esperienza etica e anche letteraria, ma nello stesso tempo anche il suo superamento. Se infatti il tema delle liriche giovanili è esclusivamente amoroso, ora proprio questi stessi stilemi esprimono un travaglio spirituale più complesso, che non ha più a che fare solo con l'amore, ma con motivi etici, religiosi e politici. La vergogna è così il sentimento che consente a Dante di trasformare la propria paura in senso positivo. All'inizio del viaggio egli non sa dire come si sia smarrito nella selva oscura, tanto era pien di sonno. Un'immagine che segnala la debolezza della sua volontà, la condizione di negligenza che lo perde e lo rende bisognoso di guida. Poi, quando Virgilio lo rimprovera per questa sua pigrizia, Dante si rinfranca e per sua volontà affronta il cammino alto e silvestro che lo conduce alla porta dell'inferno. Contro la viltà da cui lo trova afflitto nella selva, Virgilio esorta Dante a praticare ardire e franchezza. Ed è così che il protagonista della storia acquista via via un carattere magnanimo. Ma che significa esattamente magnanimità? Nella commedia questa qualità morale si definisce per opposizione, non solo in antitesi all'idea di viltà, ma anche all'idea di superbia intellettuale. È magnanimo chi è ardito, non chi è vile, ma è magnanimo chi è ardito, ma non chi è temerario. Ai temerari nella commedia è riservata molta attenzione. Essi non peccano per debolezza morale o per fiacchezza intellettuale. Peccano perché il loro ardire li trascina oltre un limite e per questo sono puniti. Il personaggio Dante trasforma il proprio carattere nel corso del suo viaggio, appunto seguendo questo modello. Da fiacco a grande senza essere però temerario. E per esprimere questa metamorfosi, ogni incontro con i magnanimi negativi, cioè con i temerari,
aggiunge un particolare all'idea di grandezza che Dante persegue. Nel 10° canto dell'Inferno, Dante incontra i primi due grandi. Sono Farinata degli Uberti e Cavalcante Cavalcanti. Il primo rappresenta la grandezza nell'azione politica, il secondo nell'attività intellettuale. Con entrambi, sia pure con toni diversi, Dante polemizza. Il contrasto si dispiega più ampio con Farinata, il ghibellino che però ha difeso solo contro tutti la città, che cioè ha dimostrato di saper superare le proprie posizioni di parte per il bene di Firenze. Nel settimo cerchio abbiamo anche l'incontro con Brunetto Latini, figura paterna di maestro per Dante, che ripropone il tema della decadenza morale di Firenze. Brunetto definisce il suo pupillo dolce fico, in opposizione ai lazzi sorbi, e cioè ai tanti fiorentini che, accecati dai propri interessi, stanno distruggendo la loro patria. Si chiarisce così un aspetto della magnanimità di Dante, cittadino che combatte la degenerazione morale della sua patria e per questo sarà immeritatamente esiliato. Ma l'idea di magnanimità in Dante non ha solo questo aspetto storico, ne ha un altro, più generale e universale. È magnanimo colui che coraggiosamente vuol conoscere la verità e non si sottrae alla fatica e alla sofferenza che una simile ricerca comporta. L'incontro con personaggi grandi ma negativi è occasione per esprimere quest'idea di arditezza non disgiunta da umiltà. Appena entrato nell'ottavo cerchio, dentro Malebolge, il basso inferno, là dove è punita la frode, il peccato proprio dell'uomo che più spiace a Dio, Dante si imbatte dapprima in Giasone, poi in Ulisse, entrambi protagonisti di avventurosi viaggi per mare alla ricerca di qualche cosa. Giasone si trova nella prima bolgia, quella dei seduttori. Virgilio lo annuncia con queste parole: «E il buon maestro, senza mia dimanda, mi disse: guarda quel grande che vene e per dolor non par lagrime spanda. Quanto aspetto reale ancor ritene, quelli è Jason che per cuore e per senno li colchi del monton privati fene». Giasone non fugge come di solito fanno i dannati, egli avanza, non piange per la pena a cui è condannato e mantiene ancora un aspetto regale, dice Virgilio. La sua impresa è quella della conquista del vello d'oro che egli prese ai colchi grazie al suo coraggio e alla sua intelligenza, per cuore e per senno. Una grande avventura, tanto che nel poema è ricordata con ammirazione un'altra volta in Paradiso, nel 33° canto, ma vissuta con l'inganno. Per realizzare i propri scopi, Giasone seduce due donne, Isifile e Medea, e le abbandona. L'altro grande personaggio dell'inferno è Ulisse, l'eroe dell'Odissea. Egli si trova molto più in basso di Giasone, nell'ottava bolgia, dove sono puniti i consiglieri di frode. Egli sconta la sua pena avvolto da una fiamma, insieme a Diomede, suo compagno in molte imprese fraudolente. Lo smascheramento di Achille, il furto sacrilego del Palladio, il cavallo di Troia. Ma non di queste imprese parla la voce d'Ulisse, che narra invece dove e perché morì, eventi di cui la tradizione antica dà un resoconto assai diverso. Nella commedia Ulisse dichiara che più forte degli affetti familiari fu per lui la volontà di conoscere il mondo e le virtù e le debolezze umane.
ed ora, all'inferno, quando si è ormai conclusa la sua esistenza terrena, mentre rievoca questi ultimi avvenimenti della sua vita, egli definisce il suo viaggio come un volo, ma folle, perché non assistito dalla grazia divina. Il termine volo, a significare il viaggio conoscitivo, compare in un altro passo del poema, nel 15° canto del Paradiso, ma l'aggettivo che lo qualifica è alto. Alto volo è il viaggio di Dante, folle volo il viaggio d'Ulisse. All'inizio del racconto, nella selva, quando ancora Dante è oppresso da viltà, egli esprime a Virgilio il dubbio che il viaggio attraverso i tre regni dell'oltretomba sia folle. Virgilio allora rimprovera aspramente Dante per la sua debolezza e gli rivela il motivo per cui quel loro viaggio non sarà folle. Esso è stato deciso in cielo. Tre donne benedette si sono levate al soccorso di Dante smarrito: la Vergine, Santa Lucia e Beatrice, che hanno incaricato lui, Virgilio, di far da guida a Dante. Ecco perché Ulisse giunge in vista della montagna purgatoriale, ma fa naufragio, mentre invece Dante, per altra via, per altro viaggio, sotto la protezione di Dio, approda sulla spiaggia del purgatorio e risale le sette balze. La magnanimità, dunque, consiste sì nell'aver coraggio, ma anche nell'essere umili. È magnanimo colui che umilmente è consapevole che la mente umana ha bisogno della guida divina nel suo itinerario di conoscenza e che la conoscenza perfetta è il bene che l'uomo potrà godere totalmente soltanto dopo che avrà compiuto la sua avventura terrena. La figura di Ulisse si chiarisce anche meglio e dunque definisce per opposizione il carattere del protagonista della commedia nel confronto con l'altro grande eroe classico, Enea. L'eroe di Virgilio viaggia per fondare la patria, per ubbidire ad un disegno provvidenziale. Ulisse viaggia per soddisfare un ardente bisogno personale. Il viaggio d'Enea porta alla fondazione di Roma, quello di Ulisse alla morte. Il rispetto per la volontà divina, in latino pietas, è il carattere dominante di Enea. L'eroe discende nel regno dei morti accompagnato dalla Sibilla Cumana per conoscere la volontà divina e dunque la valorosa stirpe che avrà origine da lui e la gloriosa città Roma che conquisterà il mondo. Nell'aldilà è accolto da suo padre Anchise, recita l'Eneide. Enea troiano, famoso per la pietà e per le armi, al padre suo scende sotto le ombre dell'Erebo. E Anchise lo saluta così: «Sei qui finalmente e ha vinto il duro cammino la tua pietà come il padre aspettava». Il rispetto domina dunque anche il rapporto con il padre. Significativamente nella commedia, Ulisse non rinuncia alle proprie ambizioni conoscitive, nemmeno di fronte ai propri affetti familiari e alla pietà, appunto, per il vecchio padre. Infine, il viaggio di Enea si configura come passaggio dal superbo Ilion all'umile Italia, cioè dalla superbia del peccato all'umiltà della beatitudine. È chiaro dunque che alla magnanimità umile di Enea, non a quella temeraria di Ulisse, vuol somigliare il carattere di Dante.